grazie per la linea alla regia di Napoli. Siamo al Palafiori, in particolare siamo all'ingresso della sala stampa Lucio Dalla, una struttura che praticamente è a pochissimi metri dall'Ariston, dove si sta svolgendo in questo momento la quarta serata del Festival di Sanremo. Nel pomeriggio abbiamo incontrato alcuni degli artisti in gara, per esempio Albano, abbiamo incontrato Elodie, abbiamo incontrato un altro big, ma big anche in senso fisico, è un armadio di ragazzo che ha la pelle nera, ha cantato anche una cover che si chiama così, l'avrete sicuramente visto, si chiama Sergio Silvestre. Non voglio parlare di rose di spine perché in questi giorni ne stai parlando tanto, d'amore, eccetera, eccetera, ma voglio parlare di una cosa, del lavoro discografico che parte da Sanremo. È un album doppio questo qua, perché su un album ci sono tutte le mie partecipazioni al Festival di Sanremo, sono 15 brani, e dall'altra parte c'è tutta la mia nuova produzione, che la trovo molto, molto interessante. L'ultima domanda la faccio sull'esibizione di stasera. Stiamo per andare in onda col TG, quindi la canzone, la cover, la scelta, come è venuta? Ma parlandone con Carlo Conti, ha detto: perché non canti un brano di Adriano Celentano, visto che il tuo primo contratto è stato col Clan? E lo sai che è stata una gran bella idea? E l'abbiamo fatta. Certo che dovevamo trovare una maniera di eseguire Pregherò che fosse ovviamente lontana da Celentano, perché io lo trovo un bel capolavoro quel brano là, e quindi abbiamo dovuto fare per forza di cose una dimensione diversa, e ci siamo riusciti. Sanremo FM, Lodovica Comello, il cielo non ti basta, No, il cielo non mi basta, mi basta niente, sono un'eterna insoddisfatta, porca miseria. Come sta andando questo Sanremo? Bene, sono contentissima, dai, sono soddisfatta delle performance. Ieri sera con la cover, con le mille bolle blu di Mina, mi sono super divertita, non rifarei altre 2 milioni di volte. Il tuo progetto dopo Sanremo, facciamo finta che Sanremo è finito, sia andata come è andata, il dopo Sanremo di Lodovica com'è? Il dopo Sanremo consiste in un nuovo disco che uscirà in primavera, accompagnato da 2 eventi live, hashtag noi due, a Roma il 19 maggio e a Milano il 26 maggio, e sono 2 eventi molto speciali, molto unici di presentazione del disco, che anticipano poi il tour vero e proprio. Ci vediamo in tour. Mi raccomando, vi aspetto in prima fila. Ciao. Ciao. Sergio, ciao. Sanremo FM, Sergio Silvestri. Ciao ragazzi. Allora, ti devo dire una cosa. Dimmi. Ieri, chiudendo gli occhi e guardando la tua esibizione, all'improvviso ho detto: ma è un Barry White all'italiano. No, dai, non si può dire queste cose. No, cioè, non si può dire, è vero, è troppo. Barry White è un legend, sì, ragazzi. No, è vero che è un legend. Veramente, però sai, un legend. Ho avuto, se non guardavo in quel momento, ho detto: ma chissà mai, chissà come sarà in inglese, chissà come lo potrebbe imitare. Guarda, Barry White, cioè io lo vedo proprio, quegli artisti come per voi e Vasco Rossi, o cioè, non lo so, sono tantissimi, quindi quando voi mi dice questo complimento, guarda, veramente... Ma hai provato mai a imitarlo? No, imitarlo mai, ma come si può imitare un dio così, cioè, impossibile. Ragazzi, l'abbiamo messo in imbarazzo, ma no, non è così. No, non sono impazzito. Sergio, comunque ti voglio dire una bellissima canzone. Grazie. Giorgio ha fatto un bel lavoro. Sì, sono molto contento, mi è dispiaciuto un pochino di problemi tecnici che non lo so, sì, ma dicono che non si hanno raccolto, non hanno notato, però guarda, noi sì, perché abbiamo fatto tante prove, sempre ogni prova è andato più meglio, e ieri, diciamo la verità, non era al massimo, mi è dispiaciuto quello, però sono contentissimo che voi sia stato divertito, le è piaciuto tantissimo, quindi sono contentissimo. Io ti ringrazio per essere stato qui a Sanremo. Grazie tantissimo, e spero che voi ascolta anche il mio nuovo album che esce oggi, sono 12 inediti, e spero che vi piaccia e buon ascolti.
Le anticipazioni per questa serata di venerdì direttamente da Sanremo. E ad aprire la serata di oggi altri ospiti, ballerini riconosciuti in tutto il mondo, stiamo parlando di Kitomb. E 20 canzoni poi si susseguiranno al netto di quelle che sono state escluse ieri sera, le due che erano in lizza, e insieme quattro giovani che praticamente fra di loro verrà deciso il vincitore assoluto per questo festival fra le nuove proposte. Verrà proclamato e gli ospiti poi brilleranno sicuramente, i due producer, i due DJ producer di tutti i tempi, Giorgia Moroder e Robin Schulz. Moroder tra l'altro sarà anche il presidente di giuria e presidente di qualità per la serata di domani. Il commissario Montalbano sarà presente e parlerà del suo stesso prodotto, parliamo ovviamente del commissario Luca Zingaretti, e Monica Pellegrinelli, moglie di Eros Ramazzotti, darà il colore femminile, la bellezza alla discesa della famosa scalinata del teatro Ariston. Altre due donne Rai avranno un ritorno sempre sulla stessa scalinata, in maniera diversa ovviamente, ciascuna porterà le proprie promozioni e le proprie capacità artistiche, perché ve le annuncio subito, saranno Antonella Clerici e Virginia Raffaele, che sicuramente ci farà ridere. Con queste premesse ci aspettiamo veramente un venerdì sera tutto da godere. Grazie alla regia di Napoli, ma anche alla regia qui a Sanremo per i servizi e per il materiale video realizzato, al montaggio e alla messa in onda. Da Gino Conte è tutto, linea alla regia di Napoli.